Alessio Piana, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale a Genova, subentrato Edoardo Rixi nella scorsa estate. Possiamo fare un primo bilancio di questa attività dei primi 2 anni e mezzo della Giunta Doria? Quale valutazione dà la Lega Nord? Io devo dire la verità, sono rimasto davvero sorpreso quando ho cominciato a rioccuparmi, diciamo, più da dentro alle tematiche trattate in comune, e mi sono reso conto come questa giunta sia assolutamente inadeguata a dare delle risposte alla città, e credo che sia sotto gli occhi di tutti. Avevo già, diciamo, da cittadino l'impressione che molti degli assessori dei quali Doria si è contornata, il sindaco stesso, non fossero all'altezza di poter rendere dignità alla nostra città. Mi sono reso conto da dentro, anche alle stanze, diciamo, del palazzo, come questa sensazione purtroppo è assolutamente fondata. Per chi segue i lavori, le attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, quello che salta all'occhio è la scarsa propensione a decidere, le poche delibere che questa giunta porta avanti. Secondo lei, rispetto all'amministrazione Vincenzi, la giunta Doria è carente solo in questo oppure anche in altre fasi? Ma assolutamente, vede, io credo che, diciamo, la qualità dell'azione amministrativa non si misuri sul numero degli atti che vengono adottati, ma sulla capacità di amministrare anche in funzione di regolamenti o di atti già in vigore. E invece ci rendiamo conto come in questo ciclo amministrativo sostanzialmente non solo si è scelto davvero poco, ma anche rispetto a quelle che erano le impostazioni precedenti non c'è stata mai la volontà di incidere in maniera significativa sull'amministrazione. E questo non solo, come dire, è sotto gli occhi di tutti per quanto riguarda la manutenzione o la sicurezza, ma anche i temi quali il lavoro, il commercio, le politiche industriali e tutti gli aspetti che un comune come quello di Genova potrebbe, nei quali il comune come quello di Genova potrebbe dire la sua, sono stati completamente lasciati al caso, e si ha l'impressione che il sindaco segua le dinamiche della città soltanto di riflesso, senza essere davvero un attore principale nei contesti dei quali si occupa. Da qualche mese la Lega Nord è al governo della regione Liguria, che è l'ente che, insomma, in qualche modo si relaziona di più con il comune di Genova. Da questo punto di vista sono possibili sinergie? Sono in atto sinergie con il governo della giunta Toti, oppure è difficile che le due giunte riescano a dialogare per differenze politiche? Ma io mi auguro per il bene della città che ci sia sempre comunque la capacità di dialogo e la capacità di far convergere gli interessi comuni. Io penso che chi fa politica e chi ha incarichi istituzionali dovrebbe perseguire, appunto, il bene comune, e quindi voglio dire, mettere da parte eventuali anche posizioni in funzione dei ritorni che le proprie scelte possono avere sui propri amministrati e sulla città. E quindi mi auguro che i tentativi di dialogo che ci sono stati, sia in termini urbanistico, edilizi, che di normative sul commercio e di altri su altri argomenti, possano poi arrivare a delle convergenze. Mi pare che però ci sia da parte del comune più la volontà di buttarla in politica, e quindi temo che si andrà poi sicuramente di fronte a dei momenti di contrasto. La Lega Nord si sta preparando ad un importante congresso regionale che si terrà tra pochi giorni a Genova. Tra i nomi che circolano per la carica di segretario regionale c'è proprio quello di Alessio Piana. Sarà lei ad unire le varie anime della Lega Nord in Liguria? Ma io sono lusingato del fatto che il mio nome stia circolando, ma credo che le anime della Lega Nord siano unite su Edoardo Rixi, che credo sarà il candidato unitario che farà ripartire, rilanciare l'azione del nostro movimento dalla Liguria. Ringraziamo per essere stato con noi Alessio Piana, intervenuto su Extra Liguria. A pausa caffè.